Ciao a tutti, in questo tutorial montiamo il gruppo piatto ganasce e freni. Allora, prendiamo una guarnizione che va qua. Poi c'è questa qui, questa coppia qua che vanno qui. Poi queste guarnizioni evitano di far entrare la polvere e l'acqua quando piove nel piatto portaganache praticamente. E poi mettiamo questo anello qua. A questo punto qua abbiamo il piatto portaganache, vediamo che dietro è come smussato e davanti il rilievo. La parte del rilievo va davanti. Centriamo i tre fori. Andiamo fino contro. Poi a questo punto qua prendiamo le viti, che sono tre. Andiamo ad avvitare nel carter. Avvitiamo prima con calma tutti e tre. Uno. Due. E tre. Poi li stringiamo bene, ma senza esagerare, perché se li stringiamo troppo succede che poi se si spezzano dentro è un problema. Uno, due e tre. Tanto queste hanno un filetto particolare che è difficile che si svitano. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Ok, a questo punto il piatto portaganache è montato. Dobbiamo montare le ganasce. Mettiamo la molla, vedete come sono le ganasce. Cominciamo ad andare a mettere qua con calma. Poi cosa facciamo? Qui andiamo praticamente a girare questo perno da dietro. Perché prima mettiamo questi due qua così, battiamo solo un pochettino col martello di gomma senza esagerare. Poi dopo, adesso che siamo al bloccomattore montato, possiamo schiacciare e infilarle. Mettiamo il perno che sia nella posizione più adatta. E qui bisogna praticamente fare forza per farle andare giù, per farle entrare. Una volta fatta entrare una, l'altra è più facile da farla entrare. Adesso a questo punto qua battiamo piano piano col martello di gomma, in modo che va giù e leva in posizione da solo. Vedete, se provo a frenare. Questo perno qua l'ho già montato prima, perché tanto in un tutorial ho fatto vedere come si montava, ho detto inutile fare un altro tutorial. A questo punto qua ci sono due ferni, che sono questi, uno e uno, due, sono da mettere. Si mettono quasi con le mani, però se voi magari avete paura di farvi male, prendete un cacciavite da spingere o un paio di pinze, come preferite. Anche un paio di pinze, così non rischiate di farvi male, per dire, come questo. E spingete. Quando poi entra, il fermo gira libero con le mani perché ha una sede e quindi capite che è entrato bene. Facciamo lo stesso con quello sotto, senza farsi male. Voilà, è andato. Adesso io appoggio il tamburo, anche se non andiamo a evitare forte, lo appoggio solo. Tanto questo è ancora da sabbiare, verniciare, lo appoggio solo così per metterlo. Adesso c'è la marcia dentro, perché di là è tutto smontato, è ancora da montare. Poi c'è lo spessore, questa rondella qua. Poi c'è
questo dado apposito con la chiave da 22 da avvitare. Quando poi andiamo ad avvitare bene, bisogna combaciare il foro dell'albero, mettere sta coppiglia e girare. E qui è bello che è montato. Ci rimane ancora il coperchio frizione da montare da questo lato qua e noi abbiamo bello che è finito. Adesso io il tamburo lo smonto perché sono più comodo da lavorare senza. L'ho messo solo per farvi vedere come andava. Se vi è piaciuto il filmato, mettete like e iscrivetevi al canale. Ci saranno altri tutorial interessanti. Ciao a tutti!